E più di tutti, ragazzi, oggi siamo tornati su Five Nights at Illuminis, sto bastardo, perché sto qui non ride, non ride, io perdo perché sto qua non ride. Continue, notte 3, la fatidica notte 3, ragazzi, mi sta dando delle certe difficoltà, a quanto pare, ma noi faremo fronte a quelle difficoltà. Quindi, telecamera qui. Occasionalmente controlliamo anche lui quando apriamo le telecamere e per il resto invece gli altri due brutti signori li guardiamo dalle porte semplicemente con le luci. Ok, la tattica c'è. Pronti a entrare in azione? Qua non c'è nessuno. Qua non c'è nessuno. Il signor tizio qui. Ok, va bene. Tu, ok, va bene. Ok, tutto a posto. Che cazzo apri Steam? Allora, tu ti sei mosso, ok? Tu stai qui. Teoricamente gli altri due non si dovrebbero ancora presentare alla porta perché si presentano un pochino dopo. Va bene. Ok, ha fatto la risata. Ha fatto la risata. Io non so dove è andato. Chiudi, ok? Bene, dove sei? Non sei qui, vero? No? Sei qui, sei qui, sei qui. Ok, va bene. Possiamo aprire, non sprechiamo l'energia. Ok, c'è qualcuno di qua. C'è qualcuno di qua. Ci sei te di qua. Ok. Si è spostato. Chiudi. Ok. Allora, io tecnicamente, però è qui, vero? È qui, ok. Possiamo aprirla questa. Apri. Te invece sei ancora qui? No? Ok, perfetto. Di qua? C'è nessuno? Ok, va bene. Ok, sono le tre. Ok, tu sei lì? Tu sei qui? Ok. Dovremmo riuscirci. Dovremmo riuscirci. Dovremmo riuscirci. Vediamo un po'. Ok. Dovremmo riuscirci. Dovremmo riuscirci. Non mi farai fesso come la scorsa volta, ok? E adesso ti controllo. Ogni sì, che. Chiudi. Ok. Chiuso. Chiuso. Voglio vederti sulla telecamera, aspetta, eh. Ah, non ci sei. Sei qui? No? Qui? Ah, sei tornato lì. Ok, ottimo. Via. Apri. Non sprechiamo energia. Ok, qua non c'è nessuno. Qua non c'è nessuno. Sono le 4 di notte. 50% dell'energia. Perfetto. Cosa abbiamo qui? Nessuno? Ok? Perfetto! Ok! Stavolta almeno ha riso in ogni caso il nostro bel Illumini. Questo glielo dobbiamo riconoscere. Ha fatto la sua risata. Che poi. Che cosa gli possiamo dire contro? Niente. Ha fatto la risata. Cosa vuoi dirgli? Se. Ok, è lì. Sono le 5. Abbiamo ancora il 40% dell'energia, ragazzi. Ancora il 40%. Volevo vedere, se io tengo questo qua chiuso perennemente, quanta energia leva? Potrei volendo tenerlo chiuso anche per un pochino. Cioè, dico. Visto che non sappiamo comunque quanto tempo abbiamo per reagire nel momento in cui si sposta, magari nel momento in cui sta per spostarsi, che è nella cucina, però ok, adesso dov'è? È qui, ok, adesso che è nella cucina, tecnicamente io potrei tenere la porta, capito? Però queste animazioni delle porte hanno un pochino un problema. Sei del mattino! Epic, my guys, very epic. Notte 4. Dai, che siamo potentissimi! Dai, che siamo potentissimi! Non abbiamo ancora visto un attacco del nostro piccolo amico mini coso. Com'è che si chiamava? Non abbiamo ancora visto un suo attacco. E questa cosa mi. Cioè, è piacevole come cosa perché non abbiamo da preoccuparci. Però, insomma, ti fa un attimo avere quella caga che dici: eh cazzo! Eh cazzo! Teoricamente, anche questa notte, almeno fino a luna, dovremmo poter stare tranquilli, no? Dimmi di sì, per favore. Se controllo un pochino Baby Illumini e poi basta. Teoricamente. Teoricamente. No, perché sono. Cioè, non è neanche l'una e abbiamo già sprecato il 90% della batteria solo ad aprire il tablet. Ok, è l'una, vabbè, va bene. Ok, dai, non è così terribile come sembra. Credo. Spero non sia così terribile come sembra. E invece si è mosso. E vabbè, adesso è diventato terribile come sembra. Ok, però tu in realtà sei qui. Ok, bene. Quindi, te, ok? Te, ti riapro. Te, ok? Te. Ok? Va bene. Buono. Ok, buono. Non buono. Chiudi, ok? Buono, ok? Va bene, tu sei qui, va bene? Buono, possiamo riaprire. Buono. Sono le due, non buono. No, non buono, sono solo le due. Qua non c'è. Qua non c'è? Qua c'è? Qua c'è? Ok, io, ragazzi, questo è il momento in cui vorrei. Aspettate, allora, guarda, dobbiamo controllare un attimo la situazione. Allora, tu sei qui, visto che gli altri due. Dove sono gli altri due? Lui è qui. E l'altro? Cazzo! Adesso che sono relativamente lontani, io vorrei aprire questa e chiudere questa direttamente. Direttamente. Perché così, visto che non sappiamo esattamente, non siamo sicuri di quando si muova il nostro caro Illumini. Almeno così abbiamo la sicurezza che tecnicamente se si muove la porta è già chiusa. Solo che a fare in questo modo devo cercare
comunque di non farmi prendere troppo dal panico, quindi di non controllare troppo ossessivamente le luci. Ecco, si è mosso, adesso è tornato lì, vedi, vedi, stavolta non aveva fatto la risata, bastardo. Perciò io non avrei potuto sapere che si era mosso, ma avevo chiuso la porta preventivamente. Quindi ok, è una tattica vincente, speriamo solo che non draini troppa... Sì, ciao. Speriamo solo che non ci levi troppa energia e a parte quello siamo a posto. Ci sei ancora? No? Ottimo, però sta porta, aggiustatela un po' sta porta. Cioè, dovete mettere un po' d'olio sui cardini, sulle cose, e vedi che poi ti scivola bene. Però, cioè, metticelo. Risata, sei nel bagno, vero? Sei nel bagno, ottimo. Qua i triangoli non sono graditi. Potete stare, guardate, avete tutto l'edificio per voi fuori, solo l'ufficio. Non dovete andare a cagarvi ed è proprio quello che volete cagarvi di più possibile. Sì, non siete mai contenti. Tu stai fermo, va bene. Le 5, 36%. Perfetto, raga, perfetto. Perfetto, cazzo, non perfetto. Non perfetto, chiudi. Perché, oh, ok. Io la tengo chiusa la porta, perché non mi fido. Sono le 5 e ho intenzione di non perdere adesso. Cosa? Cosa? Senti. Cosa? Senti sto cazzo. Cosa? Non eri alla porta. Come cazzo entri nell'ufficio se non eri alla porta? Poi questa me la spieghi. Non eri alla porta. No ragazzi, che palle. No. Senti, determinazione qui. Determinazione e capa dura, perché c'è soprattutto una capa dura. Capa dura ed è pure anche una caparezza. Non tanto rezza, però un pochino rezza. Di certo non hai capelli lisci. Allora. Allora, settiamo le telecamere qui e fino a luna non si fa niente. Perché devo mantenere quel ciccinì piccolino di energia che mi devo garantire. Ma fino a luna non si fa niente. Perché almeno per la quarta notte fino a luna teoricamente dovrei poter riuscire a non fare niente. Tu, amico mio bello, non eri alla porta, non potevi attaccarmi. A meno che non fosse che avevo controllato la porta nel momento in cui era già entrato nell'ufficio, ma... Voglio dire, cioè... Cioè vaffanculo, sei in testa di cazzo. Tu ti sei mosso, ti sei mosso di nuovo, tranquillamente, vero? Tanto questo posto è il tuo, puoi fare quello che vuoi, vero? No, sì, cioè tecnicamente sto posto è il suo. Ok, vabbè, va bene, tecnicamente sì, però stai zitto. Via, oh, stavolta eri alla porta. Prima non c'eri alla porta. Alla fine tanto lo sappiamo, il riassunto di come io gioco questi giochi è: parti fiero, ti accorgi che sei nella merda, cerchi di evitare la merda, se ci riesci rispondi con ok. O al massimo con buono, però qua non vedo niente di buono. E te sei ancora qui. E adesso ti sei spostato. Quindi tecnicamente ora sei qui. Ok, posso aprire la porta. Posso aprire la porta. Ho aperto la porta. Qua non c'è nessuno, va bene. Tu teoricamente fino ancora per un po' non mi devo preoccupare. Tu stai lì, buono, bravo, sei il mio preferito. Guarda. Te lo dico nella mia più totale sincerità. Tu, che finora non hai fatto un cazzo, sei il mio preferito. 4. Sono le 4. Se arrivo alle 5 che ho un tot di energia, e lo dico, se arrivo alle 5 che ho un tot di energia, chiudo tutto e me ne frego. O almeno ci provo. Perché no, non è mai una scelta giusta, però ci posso provare. Ok, rilassamento. Rilassati, Henry, stai facendo un buon lavoro. Rilassati, Harry, brutti triangoli non verranno a prenderti. Oh, testa di cazzo, vai via. Non provare ad attaccarmi perché sono le 5 del mattino. Provo a riaprire la porta per vedere che non sei più qui, ottima cosa. Adesso ci sei tu, vai via pure te. Qua non c'è nessuno. Oh, ricontrollo perché mi è parso di vedere una cosa, che non c'è niente, sono io che sono stupido. Oh, riapro la porta e non ci sei più. Neanche te ci sei più. Tu sei tornato da un'altra parte, deduco. Sono le 6 del mattino. Sì, ho vinto. Ok, notte 5. Io non ho molta intenzione di provare la notte 5, considerando che tecnicamente... Beh, potrei provare la notte 5. Secondo, provo la notte 5, vaffanculo. Provo la notte 5. Tanto è sicuro che c'è una notte 6 o qualcosa del genere. Quella lì ci pensiamo al prossimo episodio. Ma qui la notte 5 voglio provarci. Però facciamo così. Se ci riesco a prima botta, ottimo. Altrimenti, lasciamo stare e facciamo al prossimo episodio. Ma se ci riesco, e dico se ci riesco con tutte le belle tattiche che mi sono preparato, allora è tanta roba, ragazzi. Riconfermeremo ancora una volta che il ninja tarocco di FNAF è molto meglio del ninja di FNAF originale. Ti voglio bene, Lore. Concentriamoci
e stiamo attenti a tutto ciò che ha una forma triangolare. Via, 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 via. Ok, 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 ok. Va bene, tranquilli. L'abbiamo beccato, l'abbiamo beccato. Sì, anche te, l'abbiamo beccato. Tranquilli, tranquillissimi. L'abbiamo beccato. Che problema c'è? L'abbiamo beccato. No, non l'abbiamo fatto entrare. Ok, siamo arrivati a un punto in cui non riesco neanche più ad incazzarmi. So, proprio della serie, fate quello che volete. Cioè, no, non è vero, non fate quello che volete. Specialmente te, non muoverti, non fare ste risate. Però, insomma, mettetevi di impegno per cercare di farmi le cose semplici. Ti ho visto, ti ho visto. E come se ti ho visto. Sei comparso all'ultimo secondo perché pensavi che poi dopo spegnendo la luce non sarei riuscito a vederti. E poi così potevi attaccarmi, eh. E mi sarei arrabbiato di nuovo perché non eri alla porta. Sì. Credici pure, Funtime Illumini o come cazzo ti chiami. Credici pure. Anche tu. No, che, okay, ok, vabbè, va bene. Io ogni volta che l'animazione si blocca mi prendo un colpo perché dico, ok, tecnicamente vale come porta chiusa perché è soltanto un bug il fatto che non si sia completata l'animazione, ma la porta è chiusa perché è controllata da un contatore. Perciò nel momento in cui il contatore cambia valore, tecnicamente la porta è chiusa, anche se l'animazione non avviene totalmente. Però voglio essere sicuro, solo che nel momento in cui, ecco, te sei lì, io chiudo preventivamente la porta delle ventole e siamo a posto. Insomma, capitemi, c'è tensione. Ok, e qua? Nessuno, va bene, aspettiamo che te ne vai via te, controllo un pochino te, va bene, qua, aspetta, ok, va bene, tu sei andato via, ottimo, va bene, 64 di energia, 3 del mattino, 64, 63, cioè, ragazzi, ma state scherzando? Stiamo scherzando? Cioè, sono le 3, siamo al 60 di energia, stiamo facendo meglio delle altre notti e questa notte è difficile. Ho parlato troppo presto! Pensavo di non essere più in grado di incazzarmi, invece sì, sono in grandissimo di incazzarmi! Cazzo! Ok, mi sono sfogato. Proveremo la notte 5 nel prossimo video, perciò ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bellissimo like, sotto faccio un commento, con qualcuno che mi sente con quella bellettina, non lo so. Fate voi, iscrivetevi al canale per non perdere di nessuno dei miei video fantastici. E noi, teoricamente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!